appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. Lo stadio si alza in piedi per l'inno nazionale del Portogallo. Davvero notevole, ora tocca all'altra squadra. Amichevole di lusso tra due squadre che non hanno nulla da invidiarsi in l'altra. Senz'altro, da questa gara non dipende nulla, ma potrebbe essere uno stimolo per i due allenatori di sperimentare nuovi moduli. Potremmo assistere a un incontro giocato a viso aperto. Di certo è quel che si aspettano i tifosi accorsi allo stadio. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? In una partita come quella di oggi, credo un difensore, credo Pepe, un personaggio che sicuramente non passa inosservato, un po' eccentrico, ma che sa difendere come pochi, senza fronzoli ed è dotato di una grande velocità. Eh già, basta la sua presenza a intimorire gli attaccanti avversari. Guerreiro. Diogo Jota. Se ne va. Può tentare la conclusione. La palla oltrepassa la linea di porta. Non potevano desiderare un inizio di partita migliore di questo. Un gol nei primi minuti, segnato dal giocatore simbolo, ti dà la carica per il resto dell'incontro. Adesso per gli avversari è tutto in salita. Preparazione perfetta, conclusione perfetta. Convertito nel minuto 7. Numero 7. E la partita inizia alla grande, subito gol. Cristiano Ronaldo. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Diogo Jota. Si ferma qui la manovra. Cristiano Ronaldo e passa, prova a sfondare centralmente, conclusione, grande parata di Armani, salva la sua porta. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene.
Bruno Fernandes, la gioca corta. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. Beccato in offside da guardaline. Si appoggia al portiere. La difesa si fa trovare pronta. Sceglie di andare per vie verticali. Può segnare da lì. Pronto al tiro. E c'è la rete. Vantaggio di 2 gol. La partita si mette in discesa. Hanno trasformato una situazione difensiva in un contropiede in pochissimi secondi. Veramente un'ottima giocata. Gol del Portugal. Convertito nel minuto 18. La gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Sull'1-0 la partita era apertissima. Ora possono permettersi di... Lautaro Martinez! Supera la linea, gol! Sono stati bravi. Hanno sofferto, hanno creduto di potercela fare, hanno riaperto la partita nel momento più difficile. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo, senza successo però. Ben giocato, si è sbarazzato delle attenzioni indesiderate dei difensori e non si è fatto intimidire dal pressing. Gol meritato. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Già pregustano la rimonta. Chissà se ce la faranno. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. C'è spazio, occhio! Cristiano Ronaldo! Sarebbe stato un gol straordinario, peccato per la conclusione. Non sono stati in grado di fermarlo ed è riuscito a sfondare proprio centralmente. Di certo non si perdonerà di aver sbagliato. Si mette in proprio, supera l'avversario. Si libera la grande. Danilo Pereira. Danilo, occhio al tiro. E qui falliscono nuovamente, una grande occasione. È vero che chi semina raccoglie, ma devono anche essere spietati quando è il momento, altrimenti si possono iniziare a demoralizzare. Cambio in Argentina. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Riceve un pallone interessante, mette la palla dentro, riesce ad intercettare. Scodella in avanti. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Vede lo scatto e cerca la profondità. Prova a darla profonda, nello spazio. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Leandro Paredes cerca il tocco filtrante. Lautaro Martinez non riesce ad arrivare. Otamendi con l'intercetto. Pallone interessante, prova a tirare. Una conclusione insidiosa, raso terra e potente.
intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Ci prova con un pallone profondo. João Cancelo. Palla a Bernardo Silva. Tagliafico commette un'infrazione prontamente sanzionata dall'arbitro. E l'arbitro si avvicina, espulso. Si poteva pensare anche al giallo, invece l'arbitro non ha avuto dubbi. L'Argentina dovrà affrontare il resto della partita in 10. Diogo Jota. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Sceglie di andare per vie verticali. Si avvicina alla porta. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Bernardo Silva ha già lasciato il segno oggi. Lungo passaggio in avanti. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Pallone interessante, in verticale. João Cancelo riceve un bel pallone. Il portiere si mette del suo per evitare il gol. Bruno Fernandes. La sfera entra in porta. Gli hanno lasciato un sacco di spazio. Errore gravissimo e infatti sono stati puniti. Male la difesa. Non puoi concedere occasioni del genere all'avversario. Devono fare più attenzione. Non possono lasciarli arrivare a un passo dalla porta. Del Portogallo. Convertito nel minuto 42. Numero 11. Due gol di distacco che hanno sparigliato le carte in tavola. La rete ha davvero spostato l'equilibrio della gara e ora anche il pubblico spinge per vederli chiudere la partita. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Se van a jugar dos minutos de compensación. Prova a verticalizzare. Lancia il pallone in avanti. L'arbitro dice basta. Manda tutti ad ascoltare i discorsi motivazionali del mister. Il personale di sicurezza di cada sezione se presenta immediatamente nella sala di personale.
Aquí están ambos equipos preparados. Si riparte per il secondo. L'unica cosa che non possono permettersi di fare è concedere un'altra rete agli avversari. La partita sarebbe chiusa definitivamente. Sarà determinante, secondo me, come affronteranno l'inizio del secondo tempo. Fa male i calcoli, il pallone non passa. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Errore qui, pallone sprecato. Rubén Díaz. Bruno Fernández. Messi. Prova a darla profonda nello spazio. Lautaro Martinez! Il sacco alle spalle del portiere. Atteggiamento positivo in questo secondo tempo. Subito gol. Una conclusione assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Gol dell'Argentina. Sempre lui, ancora una volta, doppietta. Numero 22. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Dovevano segnare prima possibile in questo secondo tempo e l'hanno fatto. Ora devono puntare al pareggio. Diogo Jota. Vede un varco e si infila in dribbling. Se ne va. Intervento difensivo molto tempestivo. Ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Leandro Paredes. Hanno già riconquistato palla. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Pallone lungo in verticale. La cantidad de spettatori di questo partito è di 71.649. Pepe. Guadagna Messi. Gol, non sbaglia. Ecco il pareggio. Nemmeno il tempo di rendersi conto dell'errore e la palla era già in rete. Messi ha approfittato di uno sbaglione difensivo, ma è anche stato bravo a impensierire gli avversari con la sua presenza. Convertido en el minuto 64. Número 10. Messi. E sono riusciti nell'impresa di rimontare lo svantaggio. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Colpisce il pallone.
e c'è il gol dell'Argentina. E adesso possono tornare a controllare il match. Un abbaglio del genere a questi livelli viene sempre punito. Hanno costretto la squadra avversaria all'errore con il loro pressing alto. Un gol cercato con la tenacia. Conte Argentina. E sono due. Oggi non si torna più. Minuto 68. Numero 10. Messi. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Palla a Bernardo Silva. Vede lo scatto e cerca la profondità. Passaggio fan, può colpire. Grande parata di Armani. E il pallone finisce in rete. Il vantaggio è durato una manciata di minuti e siamo di nuovo pari. La squadra avversaria ha rallentato un po' dopo il gol del vantaggio. Loro sono stati bravi ad aumentare il ritmo, cogliendoli di sorpresa e rimettendo subito la partita in parità. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla. L'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. L'errore del portiere pesa sempre più degli altri, perché mina anche la sicurezza della difesa che ha davanti. Nuovamente in parità, non mollano mai. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere forte subito. Lo Celso, grande occasione, occhio alla conclusione. Palla dentro di Lo Celso. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. Prova a darla profonda nello spazio. Va al tiro e l'estremo difensore ci arriva. Ha sprecato per la verità una grande opportunità. C'è tensione in campo, Fabio, ma non bisogna assolutamente sbagliare occasioni del genere. Se sta realizzando un cambio. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Pepe raccoglie la rimessa dal fondo. João Moutinho. Ci prova con un pallone profondo. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Lo sposta di peso e gliela porta via.
sceglie di andare per vie verticali. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. Guerreiro. Occasione per il contropiede. L'avversario ha avuto la meglio. Leandro Paredes. Lautaro Martinez. C'è Messi. Tenta la conclusione. Fuori di poco, sfortunati qui. Tentativo molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Si aggrega. Sceglie il pallone morbido. Tempo reglamentario. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Diogo Jota. Se ne va in scioltezza. Pallone interessante, in verticale. Il portiere si oppone. C'è la palla lunga, in avanti. Grandissima lettura, riconquista il pallone. João Moutinho. Gioca con un pallone lungo. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Tante emozioni, ma nessun vincitore alla fine di una bella partita. Si sono dovuti adattare a giocare in inferiorità numerica, ma hanno limitato i danni con un pareggio. Sai, non credo che i giocatori abbiano demeritato. Sono riusciti a gestire bene gli spazi nonostante non fossero più in 11. Possono imparare tanto da questa partita. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Grazie a te, Fabio.